L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Don Michele Arena comprende i seguenti indirizzi: manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi commerciali e odontotecnico. Insieme per il futuro. Direttore, siamo alle spalle, c'è l'ingresso della struttura Santa Maria del Giglio qui a Sciacca. Voi avete già provveduto alla vaccinazione sia degli ospiti che dei vostri operatori. Questo cosa cambia per voi? Diciamo che è un momento di speranza per debellare un pochettino il virus che circola e ci dà soprattutto tanto terrore e ci rende, diciamo, difficile il nostro lavoro. Grazie all'ASP che prontamente ci ha avvertito e ci ha consegnato i vaccini, abbiamo fatto i vaccini a tutti gli operatori e a tutti gli ospiti. E speriamo che funzioni e che riusciamo a cambiare qualcosa. Sa, la notizia insomma è che a Ribera, un'altra comunità, una struttura di questo tipo, all'interno è scoppiato un focolaio. Si sente di dire qualcosa in questo momento ai colleghi? Ci sono molti operatori che sono all'interno col Covid positivi, che stanno continuando comunque a dare assistenza. Ovviamente si sa, le comunità di questo tipo sono quelle più esposte. Allora, intanto esprimo la mia vicinanza comunque ai colleghi di Ribera, ci vuole tanto rispetto per fare questo lavoro, soprattutto in queste condizioni. Purtroppo il virus non è controllabile, quindi diciamo, oltre alla bravura delle disposizioni prese, la componente fortuna è pure importante, perché soprattutto chi ha tanti dipendenti la possibilità di circolare il virus è più alta. Quindi porto tanto rispetto ai colleghi della comunità alloggio che in questo momento si stanno impegnando, e nonostante la malattia, perché comunque il virus si sente con i sintomi, nonostante tutto questo stanno lì a lavorare, a dare assistenza ai pazienti. Questo tipo di strutture sono delle strutture che già di per sé di loro in periodi normali vivono comunque isolate rispetto insomma a quello che è il contesto. In questo momento si sta soffrendo ancora di più questo isolamento, che per forza di cose è ancora più forzato? Si sente, perché non riusciamo a fare la riabilitazione che siamo abituati a fare, perché la nostra riabilitazione comunque è quella di rompere un poco questo isolamento e cercare di creare l'integrazione sociale, lavorativa, della scuola, della formazione, che purtroppo chiunque in questo momento sta vivendo questo momento di isolamento. Giustamente i pazienti, anche noi, hanno un po' di paura, quindi sta comodo per adesso stare isolati. In attesa di poter tornare normalmente alla nuova vita. Speriamo in questo vaccino che funzioni.